Presidente Monti, proprio i territori sono al centro della riforma sanitaria lombarda. In che modo, soprattutto per valorizzarli? Grazie, grazie. Innanzitutto lasciami dire, è un piacere essere qui a Varese perché è l'undicesima tappa di un tour. Intanto saluto il presidente dell'Ordine dei Biologi, appena rieletto, quindi complimenti. Penso al ruolo dei biologi, centrale, anche lì per dare un servizio brillante. Biologi con i farmacisti hanno fatto anche lì delle collaborazioni molto importanti. C'è questo rapporto multidisciplinare. Partendo dal territorio, sono certo, faremo la differenza, perché al centro di questo cambiamento ci sono le persone e le persone che noi abbiamo in Lombardia, lasciatemelo dire, sono assolutamente eccezionali. Grazie. Visto che il Presidente Monti lo ha salutato quando è arrivato il Presidente dell'Ordine dei Biologi della Lombardia, appena rieletto, lo facciamo intervenire giustamente, così sentiamo anche il parere dell'importante categoria dei biologi e che ruolo hanno avuto in questa riforma sanitaria lombarda. Prego. Intanto grazie del fuori programma, faccio compagnia così al collega Filippini. E ringrazio Federfarma innanzitutto per aver organizzato questo evento. L'Ordine Nazionale Biologi ha patrocinato questo evento perché voleva far sentire la vicinanza e l'unione. Chiaramente ringrazio il Presidente della Commissione Sanità Emanuele Monti e il Presidente Fontana, il Governatore che è qui con noi. Quindi è un piacere parlare anche davanti a lei a nome dei biologi perché siamo stati sì un po' nelle dietrovie oppure siamo stati un po' sempre attivi, sempre partecipanti nelle attività anche del Covid, magari un po' silenziosi, però ci siamo sempre stati. Sicuramente per la riforma lombarda quello che possiamo fare, oltre che essere una figura poliedrica in più attività, quindi passiamo dalle vaccinazioni, quindi potremmo supportare e dare contributo assieme a tutte le altre categorie, come biologi vaccinatori, ad esempio, i primi biologi vaccinatori d'Italia sono stati proprio in Lombardia, il fatto di poter aiutare anche i medici di base, diceva una collega prima per quanto riguarda il diabete e quant'altro, la prevenzione. Ecco, riuscire ad affiancare magari i medici di medicina generale nella prevenzione, quindi avere un biologo di famiglia che aiuti a livello nutrizionale, così come diceva anche Aurelio Filippini, anche nelle scuole. Noi abbiamo un progetto a scuola che verrà deliberato proprio al primo consiglio il 30, che è da lì che si parte, con l'educazione anche alimentare, non soltanto dei ragazzi, ma anche delle famiglie in quel caso. E sicuramente poi i laboratori, non dimentichiamoci che i laboratori sono tantissimi, sono importanti e sono coloro che hanno anche sostenuto in modo importante il lavoro anche di screening che è stato fatto. Quindi non posso soltanto che ringraziare dell'opportunità e dire a tutti quanti che i biologi ci sono a disposizione. Questa territorialità che nasce oggi, perché l'Ordine dei Biologi Lombardo è il primo, è nato qualche giorno fa, perché eravamo ancora l'unica figura sanitaria centralizzata su Roma. Questo è importante. Il presidente D'Anna ha fatto un lavoro incredibile assieme a tutto il Consiglio dell'Ordine in questi 4 anni. Adesso finalmente siamo regionali, ma finalmente dico perché? Perché possiamo ascoltare molto di più ed essere molto più presenti sul territorio e sulle necessità del territorio. Questo è importante e questo è per noi una messa a disposizione di Regione Lombardia e di tutti i colleghi e di tutte le categorie, proprio per dire siamo con voi insieme e insieme potremo portare sicuramente dei grandissimi risultati. Finalmente questo momento è arrivato perché si è tenuto un muro troppo spesso, anche distanza troppo spesso tra le varie categorie, però io penso che in questo momento ci siano le persone giuste al posto giusto. Lo ha dimostrato sia da parte dei farmacisti Federfarma, Nello Zaracca e tutti i collaboratori, Regione e tutti gli ordini professionali che sono presenti e intervenuti anche. Grazie a tutti e lascio la parola a voi. Grazie a Rudy Rossetto, saluto il Presidente Fontana che ci ha appena raggiunto e invito a venire qui sul palco dei relatori per concludere questa tappa varesina del roadshow. Abbiamo toccato tanti punti questa sera della riforma, in particolare il ruolo delle farmacie, ma anche il ruolo dei territori, della medicina generale, le case di comunità. E al Presidente Fontana chiedo un po' quali sono i paletti che fanno di questa riforma una riforma epocale per la Lombardia, anche un po' un modello anche per altri territori. Buonasera a tutti. Trarre le conclusioni, non avendo ascoltato se non l'ultimo intervento, è operazione abbastanza difficile, ma io credo che si possano fare delle conclusioni di carattere generale, nel senso che, come è stato giustamente ricordato, è una riforma che va in una direzione assolutamente nuova, che va nella direzione di dare più
continuità tra il territorio e i cittadini, avvicinare le cure ai cittadini, creare delle strutture come le case di comunità all'interno delle quali ci possano essere subito delle risposte alle esigenze. Ma all'interno della casa di comunità si realizzerà la vera e propria presa in carico del cittadino, perché oltre all'assistenza sanitaria ci potrà essere anche l'assistenza sociale, oltre alla sociosanitaria. Tant'è vero che in queste case di comunità ci saranno anche inviati dai comuni assistenti sociali. Ma dicevo, la cosa importante è che ci si rivolga di più al territorio. Vedete, la regione Lombardia è sempre stata accusata di non avere avuto una sanità territoriale. È vero, non c'era, come non c'era in nessun'altra parte del territorio. C'erano alcune sperimentazioni in Emilia Romagna, ma nulla di più. E la prova sta nel fatto che per poter realizzare e applicare questa riforma ci sono voluti finanziamenti cospicui che sono arrivati attraverso il PNRR e che ammontano 1,2 miliardi, quindi cifre importanti. Senza quelle risorse, che la regione ha integrato con altri 800 milioni suoi, ma senza quelle risorse era ben difficile poter parlare di una vera riforma territoriale. Adesso poi c'è un problema che è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, è quello anche di trovare i medici e gli infermieri per far lavorare concretamente. Io ho sempre invitato ad una collaborazione diretta i medici di base, i medici territoriali, perché loro possono essere coloro che danno il là. Infatti nelle case di comunità nelle quali esiste questa collaborazione con alcune cooperative, le cose funzionano e stanno andando molto bene. Ma oggi credo che si debba forse anche affrontare il problema legato alle farmacie, che sono diventate, con la legge di riforma della sanità, sono diventate il primo presidio sanitario sul territorio. E innanzitutto il presidio più capillare di carattere sanitario che esista nel nostro paese e in Regione Lombardia. È un presidio appropriato, è un presidio sicuro, è un presidio professionalmente garantito, perché è gestito da professionisti che hanno sicuramente capacità importanti, ed è un presidio apprezzato dalla gente, perché anche questa è una cosa che non dobbiamo dimenticare. Non si deve creare la fiducia nei confronti del farmacista, perché la popolazione oggi ha già fiducia nei confronti dei farmacisti. Quindi se con questa riforma si riesce a dare a questo nuovo presidio ulteriori competenze, ulteriori possibilità, ulteriori attività, credo che sia un mezzo attraverso il quale implementare questa riforma sanitaria. Durante il Covid sono state fatte delle sperimentazioni ed hanno funzionato, perché durante la pandemia le farmacie sono state fondamentali nel dare una mano al servizio sanitario per svolgere una serie di attività, di tamponi, di alcune anche di iniezioni dei vaccini e di collaborazione diretta e concreta. Dobbiamo implementare questa collaborazione, dobbiamo renderla ancora più sostanziale, ancora più strutturata. Credo che lo si possa fare, anche perché poi si andrebbe comunque questo nuovo rapporto ad inserire in quel rapporto tra pubblico e privato, che è una delle basi fondamentali su cui si fonda la sanità lombarda. Quindi io credo che sia un argomento sul quale noi dobbiamo sicuramente concentrarci e sul quale io chiedo veramente, credo che i farmacisti possano darci una grande mano. Chiudo dicendo l'esperienza dell'attuale vaccinazione influenzale. Noi come regione abbiamo raggiunto sicuramente dei risultati molto positivi, tant'è vero che praticamente abbiamo concluso le vaccinazioni a quelle categorie più fragili per le quali era stata data la gratuità, e infatti abbiamo superato 1.300.000 vaccinazioni, il che ha superato il limite che era stato fissato l'anno
scorso. E anche in questo caso c'è stata una collaborazione, una partecipazione dell'influenza. Adesso si apre la seconda fase, che è quella di aver anticipato al 26 novembre la possibilità di inoculare a tutti gli altri, a tutti i cittadini lombardi, e anche in questo caso gratuitamente. Io seguo l'invito che il vostro presidente Mandelli ha recentemente rivolto, e cioè quello di metterci tutti insieme, di fare quadrato intorno a questa possibilità e di cercare di coprire con la vaccinazione il maggior numero di cittadini possibili, anche perché non sono un medico, ma leggo da qualche parte che questa influenza pare essere particolarmente aggressiva e anche abbastanza duretta, quindi bisogna cercare di far capire sicuramente alle persone più fragili, che hanno più rischi, ma anche a quelle che questi rischi magari non hanno, che vale la pena di sfruttare questa occasione della gratuità e del fatto che le farmacie, o che molte farmacie, sono disponibili per svolgere questa attività. Quindi è un'altra occasione, un'ulteriore occasione importante nella quale noi tutti dobbiamo credere, nella quale penso possa esserci la prova della ripresa di questa collaborazione forte fra il sistema sanitario e le farmacie. Chiudo dicendo che siamo speranzosi, adesso purtroppo non è il caso di iniziare altre polemiche che non riguardano voi ovviamente, ma che riguardano il reparto sanitario, perché purtroppo di questi ultimi giorni la notizia che alcune regioni del sud si sono opposte al reparto sanitario introducendo nuovi parametri, algoritmi che nessuno sa cosa siano, come vengano fatti, come vengano calcolati. Perché noi abbiamo bisogno di lavorare seriamente, di non essere costretti a discutere su questioni assolutamente infondate di lana caprina. Vediamo come va a finire, noi ci stiamo mettendo il massimo impegno, ci stiamo mettendo tutte le risorse di cui disponiamo e siamo convinti che la riforma territoriale e la collaborazione con le farmacie che costituisce un punto importante della nostra riforma possono portare a risultati molto positivi per i nostri cittadini. Dobbiamo impegnarci tutti perché il bene dei cittadini è la cosa migliore. Grazie. Grazie al Presidente Fontana. Ringrazio tutti i relatori che sono intervenuti in questa interessante roadshow, questa tappa varesina, che poi si concluderà a Milano le prossime settimane. Ringrazio tutti voi che avete partecipato e auguro tutti una buona serata. Grazie.